Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un nuovo book tag assieme a voi per fare un po' il punto della situazione sulle letture che ho fatto dall'inizio del 2019 ad oggi. Sono stata taggata da Arianna del canale Filo di Arianna a fare questo tag che in realtà avevo già proposto qua sul canale l'anno scorso, ma lo rifaccio molto volentieri. La prima domanda chiede quanti libri hai letto dall'inizio del 2019 ad oggi. Sono andata a controllare su Goodreads, dove sono segnate la maggior parte delle mie letture, alcuni titoli, soprattutto fumetti, manga, non sono riuscita a trovarli nel momento in cui li ho letti, quindi non li ho segnati. Comunque, più o meno direi che ho letto 69 titoli, di cui 38 fumetti. È un numero che in realtà mi dice abbastanza poco, perché io quest'anno ho avuto proprio l'impressione di aver letto più fumetti e soprattutto più bei fumetti che bei libri. Però il numero, ecco, non mi dice granché, perché ormai da 2 o 3 anni non mi pongo più un tot di libri da leggere, che so, al mese o all'anno. La seconda domanda chiede invece qual è il tuo preferito letto finora. Uno dei libri che ho apprezzato di più dall'inizio dell'anno è sicuramente Il Club del Libro e della Torta di Bucce di Patata di Gersi, che mi era stato tra l'altro regalato proprio da Arianna, che mi ha veramente conquistata. È stato uno dei pochi libri che ho iniziato incuriosita e che poi non sono più riuscita ad abbandonare, a lasciar giù, insomma. Tant'è che mi sono scaricata l'audiolibro per poterlo leggere anche mentre stavo lavorando, anche mentre ero in giro, perché non riuscivo veramente a staccarmi da questa lettura. Magari se siete curiosi vi lascio il link della recensione nelle schede qua sotto in descrizione. È un libro secondo me piacevolissimo e molto molto scorrevole, forse anche molto adatto all'estate, perché è una raccolta, diciamo, di lettere. Si parla tanto della lettura, del potere salvifico che hanno i libri e la lettura, c'è anche un risvolto un po' più sentimentale, insomma è molto interessante come libro. Uno dei manga che ho apprezzato di più dall'inizio dell'anno è invece La mia prima volta di Kabi Nagata, edito da J-Pop al prezzo di 10 euro. Il libro di prima non vi ho detto il prezzo perché è stato un regalo, quindi non mi sembra carino. Comunque, a parte questo, questo è un manga che mi ha stupita tantissimo, perché parte parlando di questa ragazza di 26-27 anni che non ha mai avuto un'esperienza, diciamo, sessuale in vita sua, e decide di rompere il ghiaccio chiamando una escort. Si parte da questo episodio, ma in realtà non si parla soltanto della sessualità dell'autrice, in quanto il fumetto è comunque autobiografico, ma si parla anche dei suoi disturbi alimentari, del suo senso di inadeguatezza, di depressione. È un po' un pugno nello stomaco in certi punti, in altri invece sa essere molto più fresco e leggero, perché è molto autoironica l'autrice, quindi si bilancia molto bene come lettura, e soprattutto è un fumetto che secondo me ti colpisce. È molto facile rivedersi comunque nell'autrice, i disegni sono molto buffi e spiritosi, proprio per contrastare un po' le tematiche molto forti e in alcuni tratti anche cupe. E ho apprezzato molto anche la scelta di questo rosa, che di nuovo rende tutto un po' più kawaii, diciamo, anche in frangenti di tensione. Una delle graphic novel invece che mi ha colpito di più dall'inizio dell'anno è Celine e Ella di Miba e Josh Prigg, spero di pronunciare bene i nomi di questi autori coreani, edito da Bao Publishing al prezzo di 21 euro. È una storia che mi ha colpita tantissimo, perché parla di diversità e di stranezze e del fatto che spesso queste diversità possono sì creare degli ostacoli, delle barriere, delle incomprensioni fra le persone, ma possono anche generare qualcosa di bellissimo come l'amicizia fra queste due protagoniste. Quindi è una lettura che parla di difficoltà. Tutte e due le ragazze protagoniste hanno avuto comunque dei trascorsi difficili, sono sempre state soggette un po' al giudizio delle altre persone, un po' emarginate, però c'è un grande senso di rivalsa in questa storia che ho apprezzato tanto, e soprattutto è una lettura che ti scalda il cuore, che non ti fa sentire solo. Il tratto magari non è fra i miei preferiti, è molto semplice e minimale, però
nel complesso è un'opera veramente molto molto bella e profonda. Qual è stata invece la più grande delusione? Allora, una delle delusioni di quest'anno è sicuramente Monstress, tutti e tre i volumi, adesso io ho tirato fuori soltanto il primo, di Marjorie Liu e Sana Takeda, edito da Mondadori al prezzo di 19 euro. Come vi dicevo, per adesso sono stati pubblicati tre volumi di questa serie. Ed è una serie molto complessa, che mescola un po' il fumetto americano a quello giapponese. È una storia molto avventurosa, si parla comunque di conflitti, di diversità, anche in questo caso. Diciamo che mi aspettavo tantissimo da questa storia, anche perché è una delle razze, diciamo, uno dei popoli presenti all'interno di questo mondo comunque fantastico, è rappresentato proprio dai gatti, che sono disegnati perfettamente qua, sono proprio molto molto belli. Avevo grandissime aspettative per questa serie di fumetti, avevo altissime aspettative per questa serie a fumetti, e devo dire che sono rimasta delusa perché soprattutto nel primo, ma poi è una cosa che ho notato anche nei seguiti, le storie sono troppo cariche, ci sono troppe informazioni, non si spiega mai abbastanza alcune cose, e io personalmente ho fatto fatica nella lettura, mi trovavo persa, non capivo certi passaggi, quindi ho sempre faticato abbastanza, dovevo stare veramente molto concentrata e comunque a volte non riuscivo a capire cosa stava accadendo. Non è una serie orribile, perché ci sono tante cose che mi sono piaciute, però mi aspettavo decisamente di più, mi aspettavo di adorare alla follia questa serie, cosa che non è stata. Per quanto riguarda i libri, invece, una delle tante delusioni è ad esempio Diario di un dolore di Lewis, edito da Adelphi al prezzo di 9 euro. Mi sono avvicinata a questo titolo perché mi era stato consigliato come la lettura perfetta per affrontare il lutto. In questo libricino infatti l'autore racconta un po' la sua esperienza nell'affrontare il lutto con la moglie, o meglio, quando scrive è appunto morta da poco la moglie, però in realtà non parla di come sta affrontando il lutto, ed è questa la cosa che mi è mancata di più in questa lettura, perché parla principalmente del suo rapporto con Dio e con la fede. Quindi io mi aspettavo qualcosa di completamente diverso, mi aspettavo di trovare delle riflessioni molto belle e profonde sul senso di perdita, sul dolore, ma anche un modo, diciamo, per affrontarlo, o vedere come un'altra persona aveva affrontato questo momento, il lutto in famiglia, perdere la persona che si è amato per tanti anni. In realtà così non è, ci si sofferma molto di più sulla fede, sul rapporto con Dio, che ha unito anche questi due coniugi. Ci sono per carità dei passaggi interessanti, qualcosina mi sono segnata, però è qualcosa di totalmente diverso da quello che mi aspettavo e che mi era stato, diciamo, raccontato di questo libro. Quale genere hai letto di più dall'inizio dell'anno? Non c'è un solo genere che ho letto di più rispetto agli anni passati, sono stata molto bilanciata, ho letto un po' di narrativa non di genere, ho letto un po' di fantasy, ho letto un po' di gialli thriller, ho letto un po' di appunto fumetti, audiolibri, ho letto un po' di tutto e sono molto contenta di questo, perché nonostante ci siano sì delle delusioni, delle letture un po' me, ci sono state comunque anche delle bellissime scoperte e quindi sono soddisfatta. Nomina un autore che hai scoperto recentemente che è diventato uno dei tuoi preferiti. Non c'è, credo, un autore unico che appunto mi ha fatto dire oh, adesso questo è diventato uno dei miei autori preferiti. Sicuramente vorrei conoscere di più e leggere qualcos'altro di Laura Parcel. Mi sono dimenticata di tirar fuori il libro, comunque l'autrice degli Amici Silenziosi, un thriller che veramente aveva messo i brividi, e proprio per questo sarei curiosa di leggere qualche cos'altro di suo. Non credo che in italiano sia stato pubblicato qualche cos'altro, però in inglese credo che ci siano altri due o tre libri suoi. Poi un'autrice che mi sta piacendo molto è Nio Nakatani, di cui ho letto una storia tratta da Eclair, una raccolta che non è ancora edita in Italia, non so se mai sarà edita, però al momento c'è soltanto appunto in inglese.
e autrice anche di Blooming to You, due manga che mi sono piaciuti tantissimo. Questa è una raccolta, quindi c'è soltanto una sua storia qua, però questa storia e Blooming to You mi stanno piacendo tantissimo, sia per il modo, l'approccio che ha l'autrice nel caratterizzare dei personaggi femminili e l'amore fra ragazze, sia per il tratto di disegno che è veramente molto molto carino, molto delicato. Adesso sto cercando magari qualche tavola, senza fare spoiler. È molto molto delicato, raffinato, secondo me trasmette una grande femminilità senza essere troppo zuccherina, la storia troppo smielata. Se sentite dei rumori, purtroppo sono i vicini che stanno lavorando da stamattina. Ho cercato di individuare un momento in cui si erano fermati, speravo avessero finito, ma sento che stanno ricominciando. Bene, comunque la prossima domanda riguarda il libro che ti ha sorpreso di più. In questo caso ho due titoli. Il primo è Sostine Pereira, di cui ho letto inizialmente il fumetto che mi è arrivato a sorpresa da Feltrinelli Comics. Questo è un fumetto che ha un prezzo di copertina di 16 euro ed è appunto la trasposizione a fumetti del romanzo di Tabucchi. È di Pierre-Henri Gaumond, basato appunto sul libro di Antonio Tabucchi, e mi è arrivato subito dopo il mio soggiorno a Lisbona. E questa storia è ambientata a Lisbona, quindi è stata una coincidenza stranissima, e questo fumetto mi ha riportata appunto in questa città che mi è piaciuta tra l'altro moltissimo. Ho amato molto il tratto, che sa essere molto evocativo e poetico, e la storia mi ha colpita tantissimo. Mi ha colpita così tanto che, finito il fumetto, sono andata subito a recuperarmi il romanzo. L'ho ascoltato come audiolibro. Ed è riuscito a colpirmi così tanto come il fumetto. Quindi è stata una scoperta, una sorpresa più che altro, perché non pensavo facesse per me questo tipo di storia e di libro. Non lo so, non mi ero mai avvicinata con curiosità. Ne avevo sentito parlare tanto di Sostine Pereira, ma non mi aveva mai incuriosita. E quindi quando mi è arrivato questo fumetto, ho detto ok, lo leggo perché è ambientato a Lisbona. Vedremo, e invece mi è rimasto proprio molto molto impresso. Altra grande sorpresa, devo ammetterlo, è Beastars di Paru Itagaki, edito da Planet Manga al prezzo di 6,50 euro. Io ho la copertina variant, quindi è costata un pochettino di più. Comunque, ho appena letto il secondo volume di questa serie e mi sta piacendo sempre di più questo manga, non l'avrei mai detto, quindi è una vera e propria sorpresa e scoperta proprio per questo motivo. La storia è ambientata in realtà in un liceo. È tra virgolette la classica storia scolastica, se non fosse che i protagonisti sono degli animali e non si parla solo della scuola, di amicizie, primi amori, no, si parla proprio di diversità anche in questo caso, un po' anche di razzismo, diciamo, della discriminazione, del senso di inadeguatezza che si prova soprattutto nel periodo dell'adolescenza. È una storia molto intrigante, con dei personaggi secondo me molto complessi e ben costruiti, e nonostante siano degli animali, sono umanissimi. Nomina l'uscita 2019, che stai attendendo di più? Devo dire che non sto attendendo con chissà quale ansia tante cose, in realtà sono molto curiosa di scoprire, di leggere quindi nuovi titoli della collana Eiken di Bow Publishing, ovvero la nuova collana dedicata al fumetto giapponese. Sono curiosa di proseguire ad esempio con Dosei Mansion, ma anche di leggere i nuovi titoli che verranno proposti, se non sbaglio, già da quest'estate. Poi attendo molto Nevernight e Sei di Corvi, come è stato tradotto il titolo appunto di Six of Crows, che io in realtà ho tutti e due in inglese. Ma Six of Crows non l'ho ancora letto perché non ho mai avuto la spinta giusta. Nevernight invece l'avevo iniziato anni e anni fa, ma mi ero un po' bloccata, intimorita dal livello particolarmente tosto di inglese. Quindi sono curiosa, li attendo tantissimo in italiano perché così potrò trascinare il mio compagno e nella lettura, nel leggerlo assieme, insomma, magari io lo leggerò in italiano, lui che è un po' più pratico di inglese, appunto, potrà leggere in inglese, così ce lo leggerò. Assieme ci faremo un po' più di motivazione, insomma, a leggerlo. È sempre bello quando si condivide la lettura con qualcuno, secondo me. Quindi li attendo particolarmente per questo motivo qua, anche perché immagino e so quasi per certo che ne rimarrà più che colpito. Qual è la tua prossima priorità, diciamo, in fatto di letture?
Non mi sono posta una vera e propria TBR, non ci sono libri che devo assolutamente leggere entro un certo periodo. Quello che mi sono posta da qui fino almeno settembre, speriamo, è di non acquistare più libri o fumetti. Sarà difficile soprattutto per i manga perché ci sono delle serie che attendo tantissimo, infatti un paio di fumetti sono esonerati da questo divieto, diciamo, perché ad esempio Tsubaki Cho lo sto aspettando da gennaio, quindi è ovvio che a fine mese me lo andrò a comprare, il numero, cosa siamo arrivati? All'11 credo. Comunque, a parte quello, con le altre serie cercherò un attimo di fermarmi per leggere tutto quello che ho accumulato, diciamo, in questo periodo, soprattutto i libri. Quindi la mia grande priorità è non acquistare più nulla e concentrarmi su quello che ho già in casa. Terminiamo con l'ultima domanda, ovvero qual è stato il tuo bookish highlight? Diciamo il momento più di spicco, il momento migliore che riguarda appunto la lettura e il mondo dei libri. Dall'inizio 2019 ad oggi non c'è un evento in particolare di spicco per quanto mi riguarda, ho partecipato soltanto ad una fiera del fumetto, non sono stata purtroppo quest'anno al Salone del Libro, questo weekend ci sarà mare di libri, quindi ancora il meglio, tra virgolette, deve arrivare, però un evento che ci tengo a condividere con voi perché mi ha reso comunque molto molto felice, non l'ho potuto includere l'anno scorso perché non sapevo che sarebbe successo, ma appunto per questo voglio tirarlo fuori quest'anno, è che a Lucca Comics and Games del 2018 sono stata invitata come ospite ad un panel per parlare di fumetti e social. Per me è stata la primissima esperienza come ospite, diciamo, di un panel, non ero mai stata di fronte a così tanta gente a parlare e soprattutto non pensavo nemmeno che potesse essere interessante quello che avevo da dire, la mia esperienza insomma sulla lettura e il mondo dei social, e invece ho visto che ci sono state tantissime domande, quindi è stato veramente assurdo, ancora non ci credo che sia capitata una cosa del genere. In generale, nonostante sia stata la giornata peggiore dal punto di vista di meteo e gente eccetera eccetera degli ultimi anni, almeno che ho vissuto io a Lucca Comics, è stata sicuramente l'edizione migliore dal punto di vista delle esperienze, perché oltre a questo panel ho anche incontrato uno dei miei autori preferiti di sempre, ovvero LRNZ, e è stato assurdo, veramente veramente assurdo, perché ero convintissima che non sarei riuscita a incontrarlo, in quanto proprio quel giorno che ero a Lucca non firmava allo stand Baum, ma sono riuscita comunque a beccarlo per pochissimi secondi, però è stato comunque molto molto gentile, mi ha anche riconosciuta, io non sapevo che sapesse della mia esistenza, quindi potete capire la mia gioia in quel momento. E in generale appunto ho incontrato diverse persone, ho parlato con tantissimi colleghi e non autori, è stato veramente assurdo per me, un'esperienza veramente molto molto preziosa. Una delle cose più belle sicuramente che mi è successa da quando ho il canale. In realtà ci sarebbe anche un'altra domanda, ovvero tag i tuoi amici, ma dal momento che l'ho fatto anche l'anno scorso, questo tag non so in quanti vorranno riproporlo o meno. Comunque, se non l'avete mai fatto, se lo avete già fatto e lo volete riproporre per fare il punto della situazione con le vostre letture, sentitevi liberi di farlo. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate la lista completa di tutti i libri e fumetti che ho citato in questo video, più i vari video in cui parlo in maniera più approfondita di ogni titolo, le varie recensioni, eccetera, eccetera. Trovate anche il video di Arianna. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!